ragazzi, riacci tutti quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro bevito insieme in cui dobbiamo andare ad affrontare altri temi molto interessanti riguardanti il mercato, perché in questo momento non si sta parlando di molto. Chiaramente ci saranno altre notizie riguardanti la giustizia sportiva e nuove rivelazioni su alcuni club che fanno plusvalenze fittizie vere, ok, non come le nostre regolari. Ve lo farò sapere e vi farò anche degli articoli a riguardo. E però ecco, oggi volevo fare un focus sul mercato dei giovani, anche perché il Diz sembrerebbe essere appetito dal Real Madrid, che è pronto a pagare la clausola rescissoria. Quindi affrontiamo anche questo discorso legato ai giovani promettenti che spesse volte vengono svenduti e magari noi non li coltiviamo in casa. Il discorso legato a David, l'attaccante centravanti del Lille, su cui abbiamo messo gli occhi. Un altro discorso su Holm, per andare a approfondire appunto il focus sulla fascia destra. Illing Junior, che ufficialmente entra nei papabili sacrificabili appunto del mercato estivo. Due paroline anche su quello che ha detto Corsi, aprendo la cessione di Parisi. Quindi attenzione, come vi dicevo, occhio a dare per scontato che Parisi rimanga all'Empoli, perché potrebbero veramente lasciarlo partire. Rivoluzione su Savic, anche dal punto di vista della Juve, cioè si cambia mentalità di approccio sull'acquisto di questo giocatore, anche in vista di quello che sta facendo lo Tito. Pau Torres sfumato ufficialmente perché andrà alla Aston Villa, vi vedremo appunto i dettagli. E poi due parole su Pogba, che ovviamente è stato incitato anche dalla Juventus nel sito ufficiale per essere tornato precedentemente rispetto agli altri giocatori alla Continassa e al J Medical per fare i suoi lavori, diciamo, di rinforzo muscolare. Mulè, che come vi dicevo già un po' di settimane fa, andrà via ed sarà ufficializzato all'Avellino. E poi Di Maria al Benfica, ufficialmente, quindi rimane nel campionato che conta. E quindi tutti pensavano che fosse un giocatore bollito dopo la Juventus e sarebbe andato al Rosario, invece continua a voler fare la differenza in un club europeo. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e adore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, mi dispiace molto dover dare questa notizia, allora non è ancora concretamente sicura e ufficiale, però sembra che il Diz, dopo aver avuto comunque diverse sirene anche dalla Turchia, col Fenerbahce che faceva sul serio e aveva provato, diciamo, a buttare sul piatto 10 milioni, considerati però insufficienti per la Juventus per procedere al prestito o comunque alla cessione, il Real Madrid fa sul serio. Lo ha individuato come un potenziale trequartista anche per le Merengues. Vedremo se questa offerta di 17,5 milioni che andrà a, diciamo, a coprire la clausola rescissoria del turco sarà sufficiente appunto per convincere la Juventus. È un peccato, giocatore classe 2005, quindi 18 anni, già scoutato da tante squadre di alto livello, addirittura il Bayern lo rivoleva indietro nel suo roster. E ripeto, sono un po' pochini, io sono di questa opinione qua, che i ragazzi della primavera, della Next Gen, devono prima essere portati in prima squadra alla Juventus per vedere se possono darci un grande contributo. È facile prendere dei ragazzi o coltivarli internamente e poi appena valgono qualcosa venderli, però mi sembra veramente distruggere il progetto tecnico, perché comunque questi ragazzi ti consentirebbero di abbassare i costi, tenere gli ingaggi bassi e valorizzare dei giovani internamente facendo diventare campioni, cosa che per esempio Klopp e Guardiola riescono a fare molto bene, ma anche De Zerbi riuscirebbe a farlo bene. È proprio una tipologia di allenatori che sono più adatti a questo tipo di valorizzazione. Quindi volevo partire con questa notizia che mi è un po' dispiaciuta, perché ero convinto veramente che il ragazzo potesse partire appunto dalla tournée estiva con Allegri, che magari aveva l'opportunità anche di valutarlo, si era parlato di lui come vice Pogba, e alla fine forse, ripeto, potevano essere tutte notizie atte a far lievitare il cartellino e a far pensare che questo ragazzo aveva del potenziale, tant'è che poi si sono fatte avanti queste due squadre, innanzitutto Fenerbahce e Real Madrid. Vediamo, ragazzi, ripeto, è un giocatore veramente di grande talento che secondo me dovrebbe essere sfruttato molto di più anche da parte della Juve. Ecco, per quel che riguarda invece David, molti mi avete chiesto di fare anche un punto su di lui, è uno degli altri centravanti papabili se non dovessimo raggiungere l'obiettivo di andare su Højlund, ok? E ovviamente dipende anche dalla sessione di Vlahovic, uno tra Vlahovic e Chiesa, perché è un ragazzo classe 2000, come sapete, di 23 anni, che ha fatto molto bene già da un paio di stagioni a Lille e
Tra l'altro costa un bel po', perché la squadra francese sapete che è una bottega molto cara, non regala niente di solito. Con Weah è stata una cosa diversa, siamo riusciti a chiudere per 10 milioni più 2 di bonus, però con David lo valutano molto di più, perché è un giocatore già pronto, già, come posso dire, svezzato se vogliamo, smaliziato, ed è potenzialmente un ottimo centravanti. Vediamo se la Juventus venderà Vlahovic o Chiesa, visto che Giuntoli ha, diciamo, il compito di abbassare i monti ingaggi e rientrare dei soldi che dicevamo, e lo farà tramite questi giocatori qua o tramite quelli che vi ho citato nei precedenti video, quindi Arthur, Zaccaria, McKennie, Pellegrini, Bonucci e Sandro, eccetera, senza andare a toccare questo patrimonio indispensabile per noi. Quindi, come vi stavo dicendo, anche Skyport ha confermato, il ragazzo può arrivare solamente se ci sarà un'entrata di soldi di un certo livello, che vada a superare nettamente la cifra che chiede Lille. Perché ovviamente andando a prendere 80 milioni da Vlahovic, tu fai anche un pelino di plusvalenza, perché c'è già la quota di ammortamento col fatto che abbiamo il giocatore da un anno e mezzo. Quindi vediamo, ragazzi, il da farsi. Sarei contento se andassimo su uno come lui, però da un lato direi, cavolo, abbiamo un 23enne che ha un prospetto tra i 3 milioni d'Europa, lo mandiamo via per andare a prendere un altro giocatore che dovrà riadattarsi di nuovo al nostro calcio. È vero che ci sarà Giuntoli, molto bravo a inserire giocatori del campionato francese, però Allegri non si è trovato con un giovane, quindi giovane per giovane, non so come andrà a finire. Vediamo appunto il da farsi. Ecco, su Holm dello Spezia, che è l'altro obiettivo di Giuntoli, che però è anche gradito ad Allegri, quindi questa è una cosa interessante. E come sapete, svedese che andrà via dallo Spezia perché il Spezia è andato giù in Serie B e non vuole assolutamente perdere il treno anche della nazionale svedese e ribassare le sue esigenze, le sue pretese andando in un campionato minore. Quindi alla finestra si sono fatte vedere sicuramente anche l'Atalanta, il Torino e anche l'Inter. Quindi occhio al pressing di tutte queste squadre, anche detta di Gianluca Di Marzio, perché l'Inter, come avete visto, ha fatto uno sprint su Frattesi, è riuscito a prenderlo, un buon colpo che, ripeto, sono contento che non abbiamo fatto noi. Poi magari può diventare un ottimo giocatore, ma sicuramente perché verrà valorizzato all'interno dell'Inter. E quindi occhio alla penna, è chiaro che l'Inter dovrà vendere prima di poter andare su Holm, però sapete, con gli aiutini che gli stanno arrivando, io ho paura veramente che venga agevolata anche stavolta nel fare un mercato che in teoria non potrebbe fare, perché come sapete benissimo ha fatto delle plusvalenze fittizie, non avrebbe i soldi neanche per iscriversi al campionato e ha un debito di 1,3 miliardi. E tra l'altro il suo presidente Zhang è indagato in Cina, cioè deve dei soldi a non si sa quante società là. Quindi non so ancora come sia possibile tutto questo. Ecco, su Yiling Junior è un focus che volevo fare perché quasi tutti in chat, in maniera unanime, avete detto che è un giocatore che vorreste addirittura forse anche titolare e deve essere mantenuto appunto nel roster di Allegri. Però sembra, ecco, a quanto pare, che nel tentare di preservare Chiesa e Vlahovic si stia andando su profili anche un po' dolenti per prendere questi 20-25 milioni per cui, diciamo, la Juve chiede. Però ecco, dalla Premier si fanno avanti diversi club e l'ex Chelsea, che ormai è di proprietà nostra, è appetibile da tante squadre di alto rango e quindi la Juve potrebbe anche farsi tentare da queste sirene della Premier, perché 25 milioni di gruzzoletto che ti entrerebbero netti nelle casse, ovviamente non calcoliamo neanche lo stipendio di Yiling perché è un ragazzo veramente giovanissimo di 20 anni, quindi andrebbe a prendere pochissimo di ingaggio, però capite anche voi che sarebbero ossigeno puro per le casse. Quindi ecco, non dico che faranno l'offerta, però Sport Mediaset ha confermato che ci potrebbe essere un cambio di rotta da questo punto di vista, nonostante Yiling sia aggregato alla prima squadra e farà il ritiro con Allegri e Giuntoli. Ecco, altro nodo di cui parlare è quello di Parisi, perché è un giocatore che, a detta di Giovanni Albanese, era quasi una trattativa arenata. Ovviamente è difficile arrivarci, però non è ancora conclusa la possibilità, perché Corsi, in un'intervista recentemente rilasciata, ha detto che siccome i club piccoli come Empoli, Sassuolo, Udinese, Monza, eccetera, sopravvivono anche ai grandi colpi di mercato in cui loro, diciamo, vendono i giovani del loro roster alle big, potrebbe anche essere arrivato un momento in cui l'Empoli, per rimanere in Serie A e rinforzarsi, debba anche vendere qualche pezzo pregiato. Ed è il motivo per cui spesse volte le squadre così piccole, le società così piccole, rimangono in piedi e continuano a strutturarsi. Vedete il Sassuolo, quello che ha fatto, continuando a, diciamo, a foraggiare le big con i loro talenti. Quindi la possibilità c'è che Parisi venga dato via, però ovviamente ha ancora 3 anni di contratto, è al 90% della maturazione a detta sua, quindi ha
la possibilità di fare un salto enorme in una big, quindi lui lo reputa maturo per una big. Adesso io Corsi non lo conosco bene, non so se abbia fatto altre dichiarazioni o è stato affidabile in alcune cose che ha detto, però fa capire quanto sia interessante questo profilo di Parisi, tant'è che non siamo gli unici a volerlo, anche il Milan ci ha messo gli occhi sopra, e però noi dal nostro canto dobbiamo assolutamente liberarci di Sandro, che è una priorità di Giuntoli, togliere di mezzo uno che ha 6 milioni di ingaggio e non giocherà, e liberare appunto lo slot per Parisi, che, come vi dicevo, ovviamente deve essere comunque preso con una contropartita tecnica gradita a Zanetti, che in questo momento, ancora una volta, viene ribadita essere ranocchia, anche se la Juve spinge più su Sulè, perché Sulè può farti guadagnare di più, e invece ranocchia può essere gestito anche nel giro Monza, può essere proposto a un'altra squadra. Quindi vedremo il da farsi, anche perché ranocchia non è che piace molto ad Allegri, più Sulè tratterrebbe, così come Miretti, però in ogni caso questi tre giocatori qua verranno valutati come contropartite tecniche diciamo utili a sbloccare la trattativa di Parisi. Ecco, un'altra cosa importante è fare un piccolo focus su Savic, in modo tale da andare a fare il punto completo della situazione. La Juve è un po' stanca di aspettare le decisioni di Lotito, che continua a non smuoversi dalla cifra di 40 milioni totali, cioè neanche contropartite tecniche. Vogliono soldi cash, e se proprio devono essere convinti con una contropartita, vogliono Pellegrini a 8 milioni, quindi tu comunque devi dargli 32, ed è una situazione un po' stressante. Ecco perché la Juve sta pensando di aspettare fino a fine agosto, vedere se Lotito comincia a abbassare le pretese anche solo a 30, e poi eventualmente fare il colpo, anche perché con il rinnovo di Rabiot diciamo che non è che ci siamo messi a posto, però siamo abbastanza tranquilli. L'unico problema appunto è questo, che o aspetti gennaio con Savic free agent e con Mattia Cashman pronto a farlo accasare a zero con un ingaggio importante in un'altra squadra, oppure butti tutti i soldi adesso. In ogni caso la Juve si è fermata, ed ecco perché è venuto fuori il nome di Coop Miners. Ci tenevo a citarlo, visto che qualcuno mi ha detto occhio a buttare questi nomi, no? È il nome papabile assoluto per Giuntoli, ovviamente gli altri li abbiamo detti, Samardzic dell'Udinese, abbordabilissimo, e Hjulmand, che sono giocatori però che non hanno quell'idea di poter saltare direttamente in una squadra importante, no? Perché non hanno quella caratura alla Coop Miners, però ecco, vediamo cosa accadrà. Poi per il discorso Pau Torres dirò qualcosa in breve. Abbiamo già 5 difensori, probabilmente ci troveremo con 4, perché Bonucci per me verrà messo fuori, a meno che non voglia rimanere un altro anno a fare la chioccia, e è andato direttamente alla Aston Villa da Emery, che lo aveva già allenato facendo benissimo, arrivando in semifinale di Champions, come vi ricordate, battendo anche noi e il Bayern Monaco, e andrà là per una cifra attorno ai 45 milioni, quindi ha scelto una squadra diciamo di medio-basso livello, che però sta diventando forte, e in questo momento qua esprime più un calcio migliore rispetto alla Juventus, e capisco perché certi tipi di giocatori come lui, che comunque sono anche nel giro della nazionale spagnola, prediligano l'Aston Villa addirittura prima della Juventus, e non c'è bisogno neanche di interpretazione su questa cosa, perché è evidente che queste squadre qua esprimono più calcio e hanno più potenzialità di vincere qualcosa addirittura della Juventus in questo momento qua, perché è veramente una società senza idee, senza arte né parte. Ecco perché mi auguro quest'anno che Giuntoli faccia il miracolo e ci riporti veramente in alto con delle operazioni di mercato dignitose. Anche Sarri ha detto che la Juve secondo lui tornerà grande, purtroppo, ha aggiunto, perché Giuntoli è un fenomeno, e chi meglio di lui non può dirlo, visto che al Napoli ha fatto 3 anni straordinari, addirittura in cui si è giocato lo scudetto, cioè con una rosa comunque molto inferiore a quella della Juve, perché Giuntoli capiva esattamente i giocatori che servivano al tipo di gioco di Sarri. Ecco, un'altra notizia interessante è quella che riguarda Mulet, che dalla Next Gen passerà ufficialmente, ed è molto contento di questo, all'Avellino, ottima piazza detta anche sua e dalla gente, che è a Cardi, e quindi insomma è un giocatore che ci potrà monetizzare, perché ovviamente incasseremo qualcosa, prestito con obbligo di riscatto con determinate situazioni e condizioni. Paul Pogba, come sapete, è tornato al lavoro alla Continassa e sta facendo lavoro differenziato, è uno dei primi insieme a De Sciglio e Fagioli a essersi presentato là, e la Juve gli ha fatto tipo un emoji col muscolo, col simbolo del muscolo, forza Paul, ritorna, eccetera. Gli stanno dando molta fiducia, molto appoggio e supporto, nonostante ci siano ancora voci che lo tormentino sulla cessione, sul possibile addio e l'approdo magari in Arabia Saudita o in altre squadre che lo vorrebbero. Ecco, per concludere, Di Maria, come sapete tutti, ma è arrivata la nota ufficiale anche del club del Benfica, è andato a giocare là, quindi ufficialmente un giocatore del Benfica, ritorna là
dal club che l'aveva lanciato nel calcio che conta in Europa, dopo essere venuto dall'Argentina. Quindi smentite le voci che Di Maria è ormai un bollito e può soltanto tornare a Rosario Centrale a chiudere il cerchio. In realtà ha ancora fame di vittoria, di poter puntare in alto, di giocare in un calcio allenante come quello portoghese e ambire comunque andare avanti anche in Champions League o in Europa League, quello che dir si voglia. Quindi contento per lui, purtroppo non ha trovato il suo stile alla Juventus e quindi ha fatto una decisione dettata anche dal cuore, perché è una squadra che lo ha, diciamo, fatto migliorare tantissimo per poi andare in altri club come lo United, il Real Madrid, eccetera, quindi il PSG, e quindi bravo Angel che comunque ti sei trovato un'altra sistemazione prima di ritirarti, così puoi fare un'altra Coppa America e magari un altro mondiale. Ditemi la vostra, ragazzi, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, mi raccomando, iscrivetevi anche al secondo canale qui sotto, Calcio World 11, e Stivello Magno Facebook, controllate nel portale, iscrivetevi anche lì, amicizia, e scrivetemi in privato, vi farò avere tutte le notifiche anche in quel portale. Ciao ragazzi!